Ciao ragazze e ciao ragazzi, video sul fondotinta liquidi, perché voi sapete che ho un particolare odio, e ve l'ho detto tantissime volte, nei confronti dei fondotinta liquidi, perché penso che siano la prima causa, la principale causa di impurità e di imbruttimento, lasciatemi dire questo termine, della pelle, quindi invecchiamento, imbruttimento, impurità, brufoli, punti neri, pori dilatati, chi più ne ha più ne metta. Ve l'ho detto tante volte, ho fatto un video in particolare sui pori dilatati in cui ho parlato tantissimo dei danni del silicone che è presente nei fondotinta liquidi in commercio e casomai ve lo lascio in sovraimpressione se lo volete vedere. Adesso però vorrei parlarvi un pochino più a largo spettro, quali sono i peggiori, secondo me, fondotinta liquidi presenti in commercio, quindi tra le marche più famose. Quindi adesso vi smaschererò alcuni fondotinta costosissimi e vi farò capire che sono tutti soldi sprecati e che assolutamente non ne vale la pena e che andate soltanto a peggiorare la vostra pelle. Sono contenta perché ovviamente rispetto a prima, tanti anni fa, tipo quando ho fatto il video quello là in cui ho parlato di silicone, all'inizio che facevo il video, veramente era difficile contrastare tante persone che dicevano il contrario. Invece adesso vedo che sempre di più si sta iniziando a capire, vi ringrazio tantissimo perché state diffondendo queste informazioni e veramente perdete tempo a spiegare alle persone, sia dal vivo sia su internet, il perché questi prodotti sono dannosi, questi ingredienti vanno evitati. Quindi vi ringrazio tantissimo, veramente, perché così non mi sento sola, perché veramente è brutto quando non riesci un Chanel, un Giorgio Armani, come si fa a contrastare che c'ha un nome, che costa tanti soldi? Veramente è difficile. Quindi io vi ringrazio tantissimo, vi chiedo ancora adesso di aiutarmi, di condividere questo video su Facebook, di diffondere queste informazioni, perché veramente è importante. E vedete che man mano stanno sempre uscendo di più prodotti che si migliorano, anche di queste marche che comunque a noi non ci piacciono. Però ogni tanto fanno spuntare qualche prodotto che è fatto un po' meglio, gli inci non fanno così schifo tanto come prima, ve ne state accorgendo di questa cosa? I prodotti stanno migliorando, quindi questa è una cosa fondamentale, vuol dire che quello che noi stiamo facendo sta servendo a qualcosa, quindi io vi ringrazio tantissimo se mi aiutate nel diffondere queste informazioni. Il fondotinta liquido in commercio ha come ingrediente principale il silicone, ovvero dimeticone, che è quello più malefico perché è un silicone pesante, e il ciclopentasiloxane, che sempre schifo fa praticamente, però essendo un po' più volatile, tra virgolette, un po' meno dannoso, insomma, nel senso che è un po' più leggero, ecco com'è. Molto spesso all'interno delle formule dei fondotinta liquidi in commercio troviamo entrambi, quindi non ci facciamo manca niente, dimeticone e ciclopentasiloxane, insomma, accontentiamo un po' tutti, e molto spesso anche la paraffina, quei cattivoni che formula questi, perfino la paraffina ci vogliono far spiaccicare in faccia. Guardate ragazzi, una roba troppo troppo brutta, io veramente mi arrabbio quando vedo queste cose. Non credete a chi vi dice, perché ultimamente se sto leggendo un po' in giro che si dice che ci sono i siliconi sono vegetali. Siliconi sono vegetali e che quindi non sono dannosi, sono innocui. Allora, prima di tutto, il silicone vegetale è una cosa che non esiste al mondo, perché io non sapevo l'esistenza del silicone vegetale, che da domani dirò a mio padre di seminare oltre ai friarielli e alle insalatine. I friarielli li conoscete? Non so se si fanno anche fuori Napoli, comunque friarielli tipo broccolo, insomma, friggiarelli o come si chiamano, gli chiederò di seminare anche due siliconi, così ce li mangiamo un po' con sale, olio e limone se sono vegetali. Ma ragazze, i siliconi sono chimici e non esiste al mondo che siano vegetali e non esiste al mondo che siano innocui, assolutamente no. Il silicone sulla pelle crea una barriera che prima di tutto non fa penetrare le sostanze nutrienti, ad esempio se una crema magari c'ha un ingrediente vegetale attivo oppure c'ha la vitamina E, c'ha un ingrediente che può agire, no? L'acido ialuronico, il silicone non permette che questo ingrediente penetri nella pelle, quindi tutto inutile. Primo. Secondo tutto, il silicone crea una barriera sulla vostra pelle che ve la fa sembrare bella, liscia, ma è il silicone che è bello e liscio. Silicone. Il silicone sigillante, quello là. Che è liscio, ma è il silicone che è liscio, non è la nostra pelle che è liscia. Nel frattempo, cosa fa? Va a occludere i poli, va a seccare la pelle e vi accorgerete che la vostra pelle, quando lo togliete, vi struccate, man mano la vostra pelle sarà sempre peggio, cioè avrà sempre più impurità, i pori dilatati, quei pori della grande la pelle, no? Che ha quei pori molto molto dilatati, i brufoli, i punti neri.
Io adesso io vi farò sicuramente un video su dei fondotinta liquidi con Boninci, possibilmente economici, che sto provando tantissimi. Quindi, se voi avete da consigliarmi dei fondotinta buoni con Boninci, anche se non perfettamente con bio, però Carmen, un Boninci senza siliconi soprattutto, ditemelo nei commenti, che li vado a provare per voi e vi farò questo video dei miei fondotinta preferiti, appunto con Boninci e senza siliconi. E nel frattempo potreste utilizzare ad esempio la BB Cream, quella che ho fatto io in casa. Vi ho fatto la ricetta semplicissima della BB Cream, di come fare una BB Cream molto semplice in casa a partire da un fondotinta minerale. Quello è una BB Cream, ma potrebbe anche essere chiamato un fondotinta liquido eco bio e naturale fatto in casa. Quindi magari, se proprio non trovate nulla, magari potete utilizzare questo rimedio e farvi voi un fondotinta fatto in casa. Casomai mi lascio il video in sovraimpressione. Quindi io sono qua, il computer sulle gambe, mi sono salvata un po' di inci, appunto per dirvi. Partiamo da Chanel. Chanel, fantastica, oddio Chanel, il miglior make-up che esiste al mondo. 40 euro il fondotinta di Chanel, ma per costare tanto sarà un fondotinta mega galattico e fantastico che ci farà una pelle da favola. Ciclopentasiloxane dopo l'acqua e una serie di ingredienti chimici, dimeticone anche, e paraffina. Ebbene sì, il fondotinta Chanel, oltre ai siliconi, ha anche la paraffina. Quindi, se le impurità non vi vengono a causa del silicone, vi verranno sicuramente al 100% grazie alla paraffina. Fondotinta Giorgio Armani. Giorgio Armani è una marca fantastica, ragazze. Non può essere che Giorgio Armani ha i siliconi nel fondotinta. Sarà un fondotinta sicuramente speciale, soprattutto perché costa 52 euro per 30 ml di prodotto. 30 ml quanto saranno così? 52 euro. Cioè, 52 euro, non so se mi spiego. E cosa contiene? Contiene dimeticone, cioè non inizia con l'acqua, ma inizia col dimeticone, cioè a base di dimeticone. Seconda posizione, indovinate cosa c'è? Ciclopentasiloxane, quindi silicone, tutto un tripudio di silicone. Il resto non lo voglio neanche leggere, ve lo dico perché veramente sono troppo schifata. Fit Me di Maybelline è un fondotinta famosissimo che veramente ha riscosso un successo strepitoso. Ragazze, che cosa ha nell'inci questo fondotinta? Ciclopentasiloxane, dimeticone. Ebbene sì, come voleva si dimostrare, seconda posizione silicone, terza posizione silicone. È inutile spendere tanti soldi in trattamenti di bellezza, dall'estetista, creme costose, se poi utilizzate un fondotinta come questo sulla vostra pelle ogni giorno. Cioè, è inutile, veramente è inutile. Eliminate questo, che è la cosa fondamentale. Poi Pupa, passiamo a Pupa, Active Light, acqua, ciclopentasiloxane. Quindi io mi fermo ai primi ingredienti perché, cioè, veramente è assurdo che io comprare un prodotto del genere. Però anche dopo, ci sono anche altri ingredienti che veramente fanno schifo. Poi c'è Revlon Color Stay, anche di questo ho sentito parlare molto 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 di Revlon Color Stay. Infatti è stato uno dei primi che sono andata a cercare l'inci per vedere. Ho detto, ma io sempre, sapete, un po' di ottimismo, ma forse almeno questo si salverà. E invece no, acqua e ciclometicone, che è sempre un silicone. E poi, vabbè, dopo poi ci sono anche, c'è anche il dimeticone, tantissimi siliconi diversi, PEG, dimeticone, tanti, quindi veramente ancora un altro numero con dimeticoni, quindi veramente c'è di tutto e di più. E poi magari nell'inci c'è la malva, c'è l'estratto di camomilla. Ma cosa ci servono questi estratti? Vi ho già detto che gli estratti, le sostanze attive, che poi ci sono in quantità infinitesimale, veramente giusto per scrivere e per fare poesia, non servono a nulla perché non penetrano. Il silicone fa una barriera, sigilla, non fa passare nulla nella vostra pelle. Ci sono Essence e Kiko, andiamo a vedere anche queste due. La Essence, ahimè, mi dispiace tantissimo, ma anche la Essence fa schifo. Questo è Soft Touch Mousse della Essence, c'ha ciclometicone, quindi neanche l'acqua, cioè proprio a base di silicone, che è ancora peggio. Ciclometicone, dimeticone e un altro dimeticone cross polymer, quindi veramente di male in peggio. Serie die. Kiko, che ci sono stata proprio in negozio, l'ho guardato, veramente non se ne salvava nessuno. Questo qua è lo Skin Evolution di Kiko, che è uno tra i più famosi. E anche questo qua c'ha acqua, isododecane e ciclopentasiloxane. Anche qua, poi c'è anche il dimeticone in seguito alla formula, quindi veramente
roba da non credere, ragazze. Vedete, sono più o meno la stessa schifezza, permettetemi di dire, cambia soltanto il nome e cambia il prezzo, quindi siamo là, veramente non cambia nulla. Deborah poi, non ne parliamo, acqua, propilene glicol, dimeticone e paraffinum liquidum. Ragazze, proprio questo qua è proprio un attentato. La MAC che ho voluto trovare, anche perché la MAC è molto molto rinomata, è molto conosciuta, 27 euro, Select Tint questo qua, e c'ha dopo l'acqua il dimeticone, quindi una bella botta. Quindi ragazze, veramente uno sconforto. Io sono andata in giro alle profumerie a cercare dalla Kiko, ho cercato su internet, veramente sono tutti la stessa cosa. Zeppi di silicone. Quindi vi chiedo di aiutarmi, se trovate dei fondotinta che hanno un inci migliore, che sono senza siliconi, se state provando qualche prodotto, perché anche la recensione d'uso è importante. Io già ne sto provando alcuni con cui mi sto trovando abbastanza bene, quindi non vedo l'ora di parlarvene, però se voi mi consigliate altri li vado a provare, quindi fa tantissimo piacere. Ovviamente lo stesso discorso vale per le creme, però mentre molto spesso nelle creme viso il silicone magari è a metà o in giù all'inci, perché magari lo utilizzano alcuni, altri lo mettono sempre anche all'inizio, però di solito mi ho utilizzato per dare questa la consistenza liscia e setosa alla crema, no? Per ingannare, per darci quell'aspetto setoso della pelle appena lo mettiamo. Ah, com'è bella la mia pelle liscia, ma è il silicone che è liscio. E molto spesso il silicone viene utilizzato anche per evitare la scia bianca nelle creme. Io perché vi dico, molto spesso le creme in commercio eco bio fanno la scia bianca perché non hanno i siliconi. Poi noi abbiamo scoperto altri rimedi per non avere la scia bianca, noi che ci facciamo le creme in casa eco bio, quindi assolutamente si trova l'alternativa anche per non avere la scia bianca. E poi io preferisco la scia bianca che il silicone sulla mia pelle, ragazze. Molto spesso leggo, e allora se sono dannosi, se è vero che, allora perché li usano? Perché costano poco, perché sono scadenti, perché se vogliono mettere un ingrediente ad esempio che ci fa la pelle liscia, un bell'olio vegetale molto ricco, molto nutrienti, oppure per esempio le ceramidi che sono riparatrici, che danno questo effetto, costano tantissimo le ceramidi vegetali. Il silicone è economico, è scadente, costa poco, e quindi loro preferiscono mettere quello. Poi, essendo che dà questo effetto momentaneo di pelle liscia e setosa, ovviamente loro mettono quello. Poi cosa succede? Che ci strucchiamo e abbiamo le impurità, e quindi il giorno dopo, invece di uno strato sottile di fondotinta con silicone, ne facciamo due strati belli spessi e avremo ancora più impurità, avremo bisogno ancora di più fondotinta liquido, e quindi è una ruota. Noi non abbiamo bisogno di coprire così tanto la pelle, a parte che io non sopporto quella sensazione di occlusione e di pesantezza sulla pelle, mi sento proprio la pelle che non respira, mi sento sporca, quel mascherone io solo se lo vedo di fare, a volte nei trucchi lo vedo di fare, già mi sento male, veramente, figuriamoci ad averlo io, quindi assolutamente no. Ma poi noi non abbiamo bisogno, perché voi provate a non mettere il fondotinta liquido per un mese, vedete la vostra pelle come cambia, come migliora, come vanno via man mano tutte le impurità e le imperfezioni, è incredibile. Quindi se voi non lo utilizzate più, paradossalmente è come una ruota, vi diminuiscono anche le impurità, le imperfezioni, quindi non avete bisogno poi di tanta coprenza. Basta un fondotinta minerale, a meno che non avete magari un adolescente, hanno un periodo di acne, oppure c'è un particolare periodo in cui magari, non so, abbiamo più imperfezioni del solito, oppure magari durante il ciclo che si hanno quei brufoletti. Quindi ve l'ho detto che vi farò sicuramente il video sui miei fondotinta liquidi preferiti con monici e senza siliconi, perché in tante me lo chiedete, quindi ve lo farò senz'altro. E vi ringrazio tantissimo se diffondete queste informazioni e condividete questo video, veramente vi ringrazio tantissimo e vi mando un bacio enorme. Mua! Ciao! Pizzette e panini napoletani! Mamma mia! O medievali! Mamma mia!